Allora, sicuramente, chiaramente dopo una sconfitta se ne esce sempre amareggiati, però le sconfitte servono anche per imparare dagli errori, e noi è quello di cui abbiamo fatto tesoro in quest'anno e lo faremo anche durante tutti questi cinque anni che ci vedranno all'opposizione. Proprio perché abbiamo fatto tesoro della sconfitta e abbiamo capito quelli che sono gli errori anche che abbiamo commesso, abbiamo deciso di fare un'opposizione propositiva, perché giustamente comunque questa è un'amministrazione scelta dai cittadini, e allo stesso tempo il compito dei consiglieri comunali è quello di indirizzare anche le scelte dell'amministrazione facendo proposte. Purtroppo il lato negativo è che appunto spesso noi abbiamo fatto proposte costruttive, non distruttive, ma non hanno mai trovato il favore della maggioranza, ancorché magari spesso e volentieri laddove la maggioranza ci ha sottoposto atti o altri tipi di proposte, ad esempio sulla sanità noi abbiamo votato a favore dando al sindaco il mandato di andare avanti sull'attività. Quindi c'è davvero uno scollamento. Una banalità ad esempio è che avevamo fatto una proposta di fare gli attraversamenti pedonali illuminati proprio per andare anche nel senso di una maggiore sicurezza stradale, anche alla luce di fatti di cronaca che si sono succeduti in quest'anno, e ci è stato detto in consiglio che sarebbero stati fatti, però poi l'atto è stato bocciato. Quindi ci troviamo spesso in questa difficoltà. Quindi noi però continueremo a fare un'opposizione costruttiva, perché riteniamo che fare proposte sia il bene della nostra città e sia il nostro compito. Se poi non incontreranno il favore della maggioranza, ce ne faremo una ragione, però questa sarà sempre, continuerà a essere sempre la nostra linea. Un bilancio anche di questo anno di amministrazione Chiassari. Ma un bilancio appunto, in parte l'ho già detto, sulle proposte che abbiamo fatto non c'è stato assolutamente favore, vediamo come andrà d'ora in avanti. E ad esempio abbiamo trovato certi aspetti della città totalmente lasciati andare, voglio pensare ad esempio alla parte degli impianti sportivi. Sugli impianti sportivi al momento non abbiamo avuto nessun tipo di atti, eppure abbiamo società che sono all'eccellenza a Montevarchi, abbiamo un palazzetto dello sport che necessita di manutenzione, ci sarebbe ancora un campo da pallacanestro da chiudere, penso ai campi di calcio, anche al Pestello Verde, i quali necessitano di grandi interventi. Un altro aspetto è che non si era promesso in campagna elettorale il recupero del Teatro Impero. Dopo un anno neanche un'ipotesi di bonifica dell'amianto in quell'area. Quindi una visione al momento non la vediamo. Vediamo appunto una città che è cambiata per una viabilità che è cambiata, però il decoro urbano non passa soltanto attraverso una campagna di comunicazione che sia utile, però serve appunto una manutenzione quotidiana, un'educazione quotidiana della cittadinanza. Ad esempio anche i rifiuti fuori dai cassonetti è un problema annoso che tanti cittadini ci sottopongono. Abbiamo fatto più volte interrogazioni in consiglio comunale, il sindaco ha sollecitato, sappiamo che ha sollecitato il gestore, però forse non basta, forse dobbiamo trovare soluzioni più radicali, perché questi diventano episodi ormai sempre più frequenti e in punti strategici della città, e questi sono, diciamo, la base del decoro urbano. E un altro aspetto che in questo anno ci ha messo in difficoltà è ad esempio il taglio sui servizi. Il comune finanziava i progetti per le attività didattiche che venivano fatte all'interno della scuola, e su questi ci sono stati grandi tagli. Ad esempio, siccome nelle scuole materne non si fa ginnastica, c'erano dei progetti, tra cui Sport Giocando, che venivano finanziati attraverso le risorse del comune, che permettevano ai bambini anche in età prescolare di fare questi tipi di attività all'interno delle strutture sportive del comune.
Quest'anno sono state drasticamente ridotte le ore, quindi sono state fatte molte ore, e dal prossimo anno ci saranno ulteriori tagli e quindi verranno fatti ancora meno progetti all'interno delle scuole. Un altro aspetto è quello del nido. C'è stato sottoposto da poco un regolamento in cui si vorrebbe tagliare un servizio serale che però fino ad oggi è sempre esistito. Siamo l'unico comune che ha avuto la fortuna di avere, per lungimiranza anche delle amministrazioni, due nidi comunali senza liste d'attesa, e un servizio, perché è troppo costoso, si taglia. Ci sono stati delle petizioni di genitori, forse l'amministrazione adesso ritratta, però con una clausola ancora un po' nebulosa, perché sembra che il servizio si attivi solo se ci sono le 8 iscrizioni. I servizi per loro natura non sono remunerativi per nessuno, se no non sarebbero servizi. Noi pensiamo che appunto sulle attività educative e didattiche dei nostri ragazzi non si debbano usare le forbici. Allora, intanto mi piacerebbe dire che abbiamo perso noi le lezioni, perché si parte dall'autocritica per ricostruire e per ripartire. È stato dato un giudizio evidentemente negativo e noi stiamo lavorando per comprendere dove abbiamo sbagliato e per ricostruire, per appunto portare in Consiglio Comunale, alla città, una proposta politica che possa appunto essere accattivante, che possa essere come dire vicino ai problemi dei nostri cittadini. Il bilancio è un bilancio che mi fa dire fare opposizione, è da una parte facile, da una parte anche piuttosto impegnativo e complicato. È facile perché è più difficile amministrare, e i lamenti del sindaco e della giunta ci fanno comprendere che anche loro sono addivenuti a questa conclusione. E mi spiego meglio. Molto spesso noi, che è il nostro ruolo, facciamo proposte attraverso le interrogazioni, attraverso le mozioni. Molto spesso, soprattutto dal sindaco Chiassai, ci viene detto che è complicato, che nel caso per esempio della recente mozione sull'epidurale ha avuto un riscontro negativo da parte dell'azienda sanitaria locale. Questo è quanto, cioè amministrare è complicato, trovare le strade per ottenere le cose, soprattutto dagli enti sovraordinato, è complicato. Il PD, che è un partito di governo, queste cose le sa. E dunque noi continuiamo a fare una opposizione propositiva e come dire senza scaricare le responsabilità a chi non ne ha, cosa che invece ravvisiamo stia facendo il sindaco. Per il resto appunto è un bilancio di fatica, perché essere propositivi, proporre soluzioni e cose fattive è complicato, ma lavoriamo e cerchiamo di portare in consiglio le istanze dei cittadini che appunto ci sottopongono. In concreto, quali sono le cose che non vi sono piaciute? Allora, partirei da qualche interrogazione, qualche mozione che in questo anno abbiamo sottoposto alla Giunta attraverso la nostra attività di consiglio. Per esempio, vorrei rimarcare il fatto che già a inizio anno abbiamo fatto un'interrogazione sulla redazione del regolamento urbanistico, cioè Montevarchi ne è sovrinito ormai da 2 anni, e forse un po' di più, e abbiamo chiesto appunto al sindaco e all'assessore di rivedere lo strumento urbanistico. Ci è stato risposto dopo un mese, che sarebbero state avviate le procedure per farlo, e questo invece ancora a distanza di 6 mesi non è stato realizzato. Sulla viabilità era un punto, cioè l'inversione di marcia di alcune vie, soprattutto quelle del centro storico e limitata al centro storico, era un punto che anche il nostro schieramento a sostegno di Paolo Ricci aveva nel programma. Siamo dunque favorevoli a questo cambio, ma non riusciamo a capire e a vedere i grandi benefici che doveva questo, insieme alla campagna sul decoro, portare al centro storico. Purtroppo constatiamo che ancora altre attività commerciali nel centro storico stanno chiudendo, e che appunto quelle che rimangono e che faticano per rimanere in piedi, appunto faticano per essere attrattive e per portare nel centro persone e tenere in piedi le proprie attività.